stare contro un governo che ormai ci ha ridotti alla fame. Ha ridotto alla fame autotrasportatori, agricoltori, artigiani, commercianti, marinai. Siamo tutti nell'astrico, questa Sicilia sta affondando, lo diciamo da mesi e mesi. Oggi però stiamo dando una risposta. Però noi vogliamo avere risposte concrete dal mondo politico e stiamo aspettando quella che arriverà da Roma, che porterà il presidente Lombardo dal tavolo con Monti. Vediamo quello che sarà. Vogliamo sforzarci di essere ottimisti, perché a questi signori che sono dietro di noi bisogna dare una risposta concreta. Questi sono i siciliani che aspettano da secoli, con l'omertà di sempre, col silenzio di sempre, con un popolo di lavoratori che aspetta e che se n'è andato a casa ogni sera guadagnando sempre meno. A questo punto ci siamo fermati e stiamo facendo quello che vedete oggi. Vedremo le risposte, dopodiché ci muoveremo di conseguenza. Dimmi sulle infiltrazioni politiche. Questa storia delle infiltrazioni mafiose, come si fa a dire? Le infiltrazioni politiche sono andate a prendere gli scheletri nell'armadio. Bene, lo dico così davanti alle telecamere. Io sono stato consigliere comunale dal 93 al 97. Ho votato Forza Italia come altri 28 milioni di italiani perché pensavo che fosse la salvezza dell'Italia. Quando li vedo mi viene da vomitare, destra e sinistra. Ma già da anni, non da oggi. Avere detto che sono stato consigliere comunale 2 anni fa è una totale falsità. Basta vedere gli elenchi del Consiglio Comunale di Avola. Questa cosa ormai ci stanca e mi stanca. Non voglio più dare risposte di questo tipo. Forza Nuova dentro di noi. Forza Nuova in questa compagine non c'entra nulla. Il mio amico Martino Morsello, che ha deciso di avere il dominio e di fare gestire a Forza Nuova questi domini su Facebook per tutte le regioni d'Italia, è stato espulso. Deve dire a sua figlia, che è una militante di Forza Nuova, che non è possibile assegnare e ridare nelle mani di Forza Nuova il movimento dei furgoni. Allora a questo punto preferiamo perdere un amico e ci dispiace questa cosa, ci dispiace immensamente. Se lui ha scelto di fare così, vada avanti. Martino Morsello non è più nel movimento dei furgoni, i siti di Facebook vedremo di farli chiudere, ma sicuramente non possiamo andare avanti in competizione con Forza Nuova, non ne parliamo più, non ne vogliamo nemmeno sapere. Mariano, cosa hai da dire ai lavoratori italiani che vi guardano tutti quanti con tanta speranza? I lavoratori italiani copiano quello che stiamo facendo, scendano in piazza. Lo facciano tutti. Scendano in piazza tutti gli italiani, perché opposizione in questa terra, in questa Italia non ce n'è. La facciamo noi nelle piazze, l'opposizione vera. PD e PDL sono tutti insieme a sorreggere un governo che chiamano tecnico. Hanno fatto scelte politiche, quelle di aggravare le tasse chi ha già pagato da sempre. Vadano a prendere le tasse dal reddito, da quello che è la ricchezza vera, quella che ha il 10% degli italiani. Ma che dici della sinistra che vi accusa di essere padroncini e privilegiati? La sinistra, se ci accusa di essere padroncini, se non hanno altri argomenti, guarda, non rispondo nemmeno. La sinistra e la destra ormai in Italia fanno ridere, perché ci hanno tenuto per 20 anni Inter contro Milan. Questa cosa ci ha portati forse allo sfascio. Questa è la risposta, qui c'è destra, sinistra, centro, ci sono i siciliani. Ma di quali sono i siciliani? Ma no, hanno scritto che siamo mafiosi, non è vero niente, siamo dei lavoratori. Mariano. Siamo dei lavoratori, non siamo mafiosi, siamo dei grandi lavoratori e vogliamo andare avanti lavorando onestamente. Questo lo dovete dire. Ah,